abbandonando di fatto il massimo ribasso e andando a forme sulle quali efficienza e controllo sono molto più possibili. Rimodellato, messo a disposizione per essere un punto di riferimento. Fra l'altro l'Agenzia del Demanio lo inserisce in un progetto interessante tra gli 11 fari d'Italia che vanno rimodernati, per l'appunto con l'aiuto e la sostanza economica anche dei privati. C'è anche il faro di Isola Capo Rizzuto tra gli 11 fari in Italia che l'Agenzia del Demanio, di concerto con il Ministero della Difesa e il Ministero della Cultura, intende recuperare e rilanciare con l'interesse fattivo delle amministrazioni locali e dei privati. L'idea è stata sviluppata e presentata a Isola Capo Rizzuto alla presenza del sindaco Gianluca Bruno, del direttore delle strategie immobiliari del Demanio Stefano Mantella, del presidente della Fondazione Patrimonio dell'ANCI Alessandro Cattaneo, Antonio D'Antonio, rappresentanza dello Slow Food di Crotone, di Massimo Sposato, vicepresidente dell'Unindustria Sezione Turismo, di Antonio Foti, rappresentanza di ANCE Giovani Calabria e del sottosegretario del Ministero della Difesa Gioacchino Alfano. L'intenzione dell'Agenzia del Demanio è quella di valorizzare gli asset al di là di un'intenzione commerciale o meramente finanziaria. Lo dimostra proprio il progetto Fari, che fa parte del più ampio progetto Valore dei Paesi di Dimore, in cui viene utilizzato lo strumento della concessione di valorizzazione. Concessione quindi che ha i suoi cardini fondamentali nel fatto che il bene rimane di proprietà dello Stato, quindi il bene non viene alienato ai privati, ma in questo modo si dà in gestione fino a 50 anni ai privati che presenteranno un progetto ad offerta economicamente più vantaggiosa. Chi come i sindaci, i consigli comunali, i cittadini hanno interesse a rendere ciò che è un patrimonio magari in disuso, un po' abbandonato, renderlo invece un valore per il proprio territorio e la comunità? Partendo da questo principio abbiamo detto: date questo patrimonio in mano ai sindaci, i sindaci sapranno valorizzarlo di più e meglio. È veramente suggestiva, anche perché fa parte di un progetto più ampio di respiro nazionale che vede un po' tanti fari che il Ministero della Difesa attraverso Difesa Servizi ha inteso valorizzare con questo piano. Noi siamo entusiasti perché comunque il faro rappresenta anche una parte storica del territorio di Isola di Capo Rizzuto, rimarrà sempre il faro acceso, però il suo utilizzo come stabile avrà una destinazione differente. Stiamo promuovendo dell'Italia la parte più affascinante e devo dire che dagli interessi che stiamo registrando siamo un grande paese, siamo un paese che ha un patrimonio straordinario, con diciamo, un'eredità importante della quale dobbiamo essere responsabili e orgogliosi. E poi bisogna dire agli italiani che i fari rimangono in funzione. Qui non è un ex faro che viene destinato ad altro, è un faro che rimane in attività e quindi il fascino rimane in vita. E io mi auguro che questo sforzo che il governo sta facendo nel ottimizzare i beni che ha è uno sforzo che viene colto con favore, oltre alla ricchezza che può produrre in quel punto e quello che può promuovere negli italiani complessivamente. Alla Mezza invece si è discusso.